maxi evasione di un avvocato senese e continua la battaglia in tribunale. Socci e Fusaro domani a Siena dicono la loro su preti sposati, il primo urla il complotto, l'altro fa i complimenti a Benedetto XVI, ma dice la sua anche l'arcivescovo Lo Iudice. Senese colpito ancora da una truffa online, la vittima un giovane della nostra città. Per lo sport il volley Amavillas Siena in campo contro Porto Viro, al via i quarti di Coppa Italia. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Torniamo a parlare della maxi evasione che vede protagonista un avvocato senese. Prosegue la battaglia in tribunale. Il servizio di Simona Sassetti. È ripreso oggi al Tribunale di Siena il processo che vede protagonista un avvocato con studio a Siena accusato di aver evaso le tasse per quasi 2 milioni di euro. Il professionista era divenuto nel 2013 presidente di una società inglese nel campo del fotovoltaico, detenendo quasi 8 milioni di titoli azionari dal valore di 12 milioni di euro, cifra che una volta confluita sul suo conto è stata ritenuta sospetta dalle autorità, sequestrata per 5 anni e tassata. In aula è proseguita così la battaglia tra la procura, che sostiene che le somme siano proventi da attività di libero professionista nascosti al fisco, e la difesa dell'avvocato affidata a Maurizio Forzoni, che ha portato ulteriore documentazione, atti della Camera di Commercio inglese e statuto societario, per cercare di dimostrare come al suo assistito in qualità di director della LTD spettassero determinati compensi, benefit e gettoni, dopo l'ultima testimonianza di un commercialista, anche lui a giudizio per evasione fiscale. A febbraio ci sarà la discussione e poi la sentenza. Non si placano le polemiche vaticane intorno al celibato sacerdotale. Ad intervenire l'arcivescovo di Siena Paolo Lo Iudice, che in un'intervista al Corriere della Sera afferma: qualcuno vuole creare zizzania in Vaticano. Sentiamo Simona Sassetti. Sono certo che Benedetto XVI sia assolutamente convinto di ciò che ha detto al momento della rinuncia sulla volontà di ritirarsi in silenzio e in preghiera. È probabile piuttosto che qualcuno sia tentato di usarlo e tenda qualche tranello. Il problema è tutto questo codazzo, lo afferma l'arcivescovo di Siena Paolo Lo Iudice in un'intervista al Corriere della Sera sulle polemiche vaticane intorno al celibato sacerdotale, nominato da Francesco vescovo ausiliare di Roma e prima ancora per 8 anni parroco a Torbella Monaca. Lo Iudice afferma anche di essere sicuro che non esiste nessun problema legato alla figura del Papa emerito. Ho la sensazione che il problema sia piuttosto l'atteggiamento di chi gli sta intorno, ha aggiunto. Il Papa emerito è come se non ci fosse, non c'è niente da regolamentare. Benedetto XVI, scrive ancora, lo ha detto fin dall'inizio con intelligenza: mi ritiro in silenzio e preghiera, un gesto che egli stesso definisce profetico e un coraggio inaudito. Secondo Lo Iudice, Benedetto XVI, un uomo di grande saggezza, profondità e santità, e proprio per questo era impensabile che si prestasse a cose di questo genere, al sospetto di interferire con il successore. Anche Antonio Socci e Diego Fusaro domani a Siena per l'evento su Bibbiano alla Santa Maria della Scala dicono la loro sui preti sposati. Il primo urla il complotto, l'altro fa i complimenti a Benedetto XVI. Sentiamo Simona Sassetti. Dibattito aperto nella Chiesa Cattolica sulla possibilità di concedere il diritto al sacerdozio anche ai preti sposati. Le contrapposizioni fra favorevoli e contrari si sono acuite da quando la Chiesa di Papa Francesco ha di fatto aperto agli uomini sposati che vengono ordinati sacerdoti senza abbandonare la propria famiglia. Una presa di posizione che avrebbe trovato immediata contrapposizione in Benedetto XVI, il quale si dichiara estraneo a tutta l'operazione editoriale che ha portato alla pubblicazione del libro Dal profondo dei nostri cuori, in cui si ribadisce l'indispensabilità del celibato sacerdotale. A dichiararlo il prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del Papa Emerito, che ha anche specificato: il Papa Emerito, si legge infatti, sapeva che il cardinale stava preparando il libro, aveva inviato un suo breve test sul sacerdozio autorizzandolo a farne l'uso che voleva, ma non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma, né aveva visto autorizzato la copertina. Si è trattato di un malinteso, senza mettere in dubbio la buona fede del cardinale Sarà. Cardinale, che ribadisce in una nota di aver chiesto a Ratzinger un testo sul tema e di averlo ricevuto il 12 ottobre. Il testo però era troppo lungo per un articolo e quindi propose a Benedetto XVI di pubblicare un libro. Il Papa Emerito, afferma il Cardinale, il 25 novembre ha dato il via alla pubblicazione. Un giallo che ha visto subito la nascita di schieramenti. Con la sua interpretazione tradizionalista del cattolicesimo si schiera senza se e senza ma Diego Fusaro, preti sposati, scrive il filosofo, che sarà domani a Siena per lo spettacolo sui fatti di Bibbiano. Su Twitter scrive: l'unico savio è Ratzinger, l'unico che resiste alla postmodernizzazione nichilista.
vista della Chiesa. Anche Antonio Socci dice la sua: la macchina del fango bergogliana si è messa in moto e ha preso di mira Benedetto XVI. Cambiamo argomento, ripristino della strada con realizzazione di un'opera di sostegno tramite esecuzione di terre armate su un basamento in gabbioni metallici riempiti di pietrame. È questa la soluzione descritta dall'assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese per la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Terrenzano e Belcaro approvata ieri in consiglio comunale. La strada fu colpita da uno smottamento nel novembre del 2016 con 600 metri quadri di superficie franata e materiale trasportato per oltre 40 metri. Sentiamo Andrea Mai. Il Consiglio Comunale nella giornata di ieri ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Terrenzano e Belcaro. I lavori, ha risposto l'assessore Sara Pugliese, si rendono necessari a seguito dello smottamento avvenuto il 6 novembre 2016 dopo forti precipitazioni che hanno provocato il cedimento di parte della strada comunale di Terrenzano e Belcaro, causando l'interruzione della stessa. Da allora la strada, dopo i primi interventi urgenti, è ristretta ad una sola corsia discendente con divieto di transito in salita a causa della diminuzione della sezione stradale. Lungo la stessa strada, a seguito di alcuni dissesti avvenuti nel febbraio 2014, sono già stati eseguiti alcuni interventi di messa in sicurezza, in corrispondenza del versante soprastante, con opere di rafforzamento corticale attive e passive. Nel caso in esame, ha proseguito Pugliese, lo smottamento del 6 novembre 2016 ha provocato lo sviluppo di due aree di frana differenti a poca distanza l'una dall'altra. In particolare, l'evento franoso si è sviluppato per un totale di circa 600 metri quadrati di superficie franata, ma il materiale è stato trasportato per oltre 40 metri oltre il piede del versante. L'attuale versante è in prevalenza naturale con presenza di arbusti, tuttavia in corrispondenza dello stesso erano già stati installati dei gabbioni metallici che sono stati in parte coinvolti nello smottamento del 6 novembre 2016. Il dissesto ha infatti causato anche la deformazione e la frattura dei gabbioni di pietra esistenti posizionati ai piedi della scarpata in adiacenza all'area di frana. E adesso la cronaca: vende due divani online ma viene truffato, gli spillano 500 euro. Ce ne parla Teresa Scarcella. È stato scoperto e denunciato nei giorni scorsi un truffatore, vittima del raggiro, un giovane senese che nel mese di novembre aveva messo in vendita sui vari siti e-commerce degli oggetti di arredo. Il ragazzo viene contattato telefonicamente da un utente che dimostra interesse per due divani messi in vendita al prezzo di circa 1000 euro. Il presunto acquirente prima cerca di ottenere il codice IBAN del venditore promettendogli un bonifico per l'ammontare del prezzo, poi, riscontrando diffidenza, cambia strategia convincendo la vittima a effettuare alcune operazioni presso uno sportello ATM apparentemente per ricevere il denaro pattuito. Il truffatore invece riesce a rubargli oltre 500 euro dal conto. Quando il giovane si accorge di aver ricaricato la carta di credito del malvivente è ormai troppo tardi, prova a contattare il falso acquirente ma senza ricevere risposta. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo aver ricevuto la denuncia, attraverso una serie di approfondimenti sono riusciti a risalire e individuare il beneficiario della transazione del denaro, un giovane dimorante nel milanese già noto alle forze dell'ordine che è stato deferito alla competente autorità giudiziaria. Di questo tipo di truffe inoltre ne aveva parlato non molti giorni fa lo stesso questore Costantino Capuano. Informatica, dove io dico sempre che a Siena abbiamo i truffatori sono in ben certo. Altre parti del mondo, quindi questo deriva un po' probabilmente dalla conformazione, dall'abitudine dei senesi di andare spesso su internet a fare, cioè, abbiamo acquisti. Uno dei più alti tassi, sì, di acquisto online, di commercio online, svetta incredibile posti, mentre in tutte le altre tabelle agli ultimi posti. Restiamo sulla cronaca. Perseguita l'ex compagna, divieto di avvicinamento per un sessantenne del senese di Torrita di Siena, pluripregiudicato. Il servizio di Teresa Scarcella. Perseguitava l'ex compagna con comportamenti ossessivi, telefonate continue e pedinamenti. Il Tribunale di Siena ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un sessantenne di Torrita di Siena, divorziato, operaio agricolo e pluripregiudicato. A eseguire l'ordinanza applicativa della misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Montepulciano.
Lo stalking ossessivo nei confronti della donna aveva creato nella vittima uno stato di tensione psicologica e di preoccupazione assolutamente insostenibile. Ora, a pena di maggiori sanzioni, l'uomo dovrà tenersi lontano dalla stessa ed è monitorato dai carabinieri. E adesso parliamo della Fortezza delle Idee. Al via il 17-18 gennaio, ovviamente in Fortezza, vedrà seduti intorno al tavolo, oltre al sindaco e agli assessori, i consiglieri comunali, i nominati nelle varie partecipate, più esperti dei campi più disparati. Sentiamo a tal proposito le parole del sindaco Luigi De Mossi. Sì, squisitamente cittadino è inteso come un qualcosa che ha a che fare con le esigenze della cittadinanza, ovviamente. Non vuole essere una chiusura, una cosa squisitamente strapaesana, diciamo, volta a chiudersi dentro di noi. Noi abbiamo, come sapete, tanti contatti con la Cina, abbiamo riallacciato rapporti con Weimar, teniamo rapporti, è venuto l'ambasciatore di Panama, forse questa è una notizia, non so se è passata. Penso di sì, perché siete sempre tutti molto puntuali. Quindi noi teniamo, ieri sono venuti alcuni allenatori cinesi per quanto riguarda l'attività che svolgono qui. Sapete bene che noi abbiamo alcuni saltatori cinesi, abbiamo squadre legate appunto alla Cina che vengono qua. Abbiamo fatto il double degree con la Rinaldo Franci, che significa che le persone possono prendere il diploma in Italia o in Cina indifferentemente e spenderlo soprattutto nei due paesi. Quindi non è un atteggiamento strapesano, è una forma di rispetto nei confronti dei nostri concittadini, cioè di capire quali sono le ulteriori esigenze rispetto anche alla nostra proposta elettorale che ci ha premiato da questo punto di vista. Il motivo per cui abbiamo riallacciato rapporti con Weimar, che è una grande realtà, è anche questo, è che noi dobbiamo ritornare ad essere quei mercanti, non solo mercanti in questo caso di attività mercantili vere e proprie, ma mercanti della nostra cultura, della nostra arte, della nostra civiltà in tutta Europa e nel mondo. Questo è un po' il senso. Mercanti che non si fermino soltanto alle derrate, per così dire, alimentari, importantissime per carità, o ai nostri prodotti, ma anche alla nostra cultura. Ci spostiamo in Valdelsa, a breve un documento di programmazione operativa per il nuovo pronto soccorso. È la risposta dell'assessore alla sanità, Stefania Saccardi, all'interrogazione regionale presentata da Simone Bezzini sull'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi. Sentiamo. Si cerca di serrare i tempi per il progetto del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi. Nella giornata di oggi è arrivata la risposta di Stefania Saccardi ad una interrogazione dei consiglieri Simone Bezzini del PD e Serena Spinelli del gruppo Misto. A breve, spiega l'assessore alla sanità Saccardi, sarà prodotto il documento di programmazione operativa con tempi e modi per l'attuazione del progetto. Saccardi ha evidenziato che l'afflusso di residenti dell'area fiorentina di confine verso l'ospedale di Campostaggia è in costante crescita dal 2017 al 2019 ed ha prodotto alcune criticità strutturali più che organizzative, la cui soluzione è diventata sostanziale nella gestione degli accessi, in particolare al pronto soccorso. A questo riguardo, un documento di fattibilità prevede la costruzione di un nuovo pronto soccorso in un'area attigua all'ospedale per una superficie di 1.300 metri quadrati rispetto agli attuali 700. L'assessore ha spiegato che sono in corso delle verifiche tecniche e che intanto il direttore generale ha adottato una delibera per costituire un gruppo di lavoro che si occupi dell'intervento di riorganizzazione del pronto soccorso. Il gruppo si è già riunito varie volte e da breve, ha detto Saccardi, sarà prodotto il documento di programmazione operativa con il quale saranno individuati i tempi ed i modi per l'attuazione del progetto. Inoltre, ha concluso l'assessore alla sanità, per consentire un rapido avvio delle procedure di gara, l'ASL Sud-Est ha chiesto autorizzazione alla Regione per ricorrere a risorse del bilancio aziendale di parte corrente, a valere sul prossimo finanziamento in conto capitale. Simone Bezzini ritiene positiva la soluzione individuata per il nuovo pronto soccorso, ma, evidenzia il consigliere regionale del PD, ora serve accelerare i tempi per giungere al progetto definitivo e all'avvio delle procedure di gara. Sono tornati oggi al lavoro i quattro agenti della polizia penitenziaria del carcere di Ranza a San Gimignano, accusati di aver torturato un detenuto tunisino di 31 anni. Filippo Tecce.
Sono tornati regolarmente a lavorare al carcere di Ranza i quattro agenti di polizia interdetti dal DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, perché al centro dell'indagine della Procura della Repubblica di Siena sul presunto pestaggio ai danni di un detenuto tunisino che sarebbe avvenuto all'ottobre del 2018. L'inchiesta sul carcere di San Gimignano vede coinvolti 15 agenti accusati di minaccia aggravata, lesioni aggravate, falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale e tortura. Nella giornata di oggi i poliziotti sono rientrati in servizio dopo aver scontato il periodo di sospensione deciso dal DAP, che aveva ripreso l'ordinanza del GIP Alessandro Buccino Grimaldi, appunto, per l'accusa di tortura. Il caso Ranza diventa subito di carattere nazionale. La questione emerge per la prima volta ad ottobre dello scorso anno, lo scrive La Repubblica. Da lì in avanti i riflettori saranno per settimane intere puntati sul carcere di San Gimignano, tra l'altro diventato penitenziario di massima sicurezza proprio in coda all'anno passato, una transizione avvenuta per effetto del trasferimento di circa 100 detenuti del reparto media sicurezza. I fatti che sono oggetto di indagine risalgono all'11 ottobre del 2018, quando, stando a quel che ha riferito un detenuto ad un'operatrice penitenziaria e da ciò che hanno scritto al Tribunale di Siena e da quello di sorveglianza altri 5 carcerati, un tunisino di 31 anni sarebbe stato preso a calci e pugni durante il trasferimento da una cella all'altra. Il fatto è avvenuto per il corridoio del reparto di isolamento, con il 31enne che pensava di dover andare a farsi la doccia, era in ciabatte, aveva con sé un asciugamano. La dinamica è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. E allora facciamo vedere questi video, dice il leader della Lega Matteo Salvini, quando a settembre è in visita al carcere, dove oggi i quattro agenti hanno ripreso a lavorare. Mobilità potenziata nel comune di San Gimignano, sentiamo al riguardo l'assessore Gianni Bartalini. Il 12 dicembre scorso abbiamo inaugurato insieme alla società ATM due nuovi mezzi da utilizzare come citybus per il servizio urbano di trasporto pubblico locale, due mezzi importanti all'avanguardia di ultima generazione anche con una tecnologia molto importante. Di questo noi ringraziamo la società ATM perché anche su San Gimignano ha fatto negli anni degli importanti investimenti, fra i quali ricordiamo la prima attivazione su una corsa urbana e la linea 130 Siena-San Gimignano del sistema Pay and Go, cioè pagamento a bordo con la propria carta bancaria contactless, e quindi questa è stata la prima sperimentazione a livello europeo. L'abbiamo ripetuta a livello urbano perché anche i nostri due nuovi mezzi sono dotati di sistema di pagamento Pay and Go. Questo è un aspetto molto importante di innovazione tecnologica che, grazie anche alla società che ci ha investito, insomma, noi rivendichiamo con forza, perché una città come San Gimignano, che comunque è una città medievale, comunque è all'avanguardia sui servizi importanti, sui servizi pubblici a beneficio di turisti e di residenti. Tra gli altri aspetti di cui andiamo fieri, di cui ringraziamo sia la TM sia la Regione Toscana, è anche quello dell'implementazione delle corse della linea extraurbana 130, soprattutto con un potenziamento che ad oggi era mancante di 3 coppie di corse le domeniche e giorni festivi da Poggi Bonzi FS fino a San Gimignano Porta San Giovanni e viceversa. Adesso torniamo sulla vicenda Acea. A parlare l'assessore ai lavori pubblici di Chianciano Terme, Damiano Rocchi, che parla proprio di questo argomento. Sentiamo. Valdichiana Senese deve iniziare a programmare tutta insieme anche le politiche ambientali. È questo l'insegnamento che, secondo l'assessore Rocchi del comune di Chianciano, si deve trarre dalla vicenda del carbonizzatore Acea di Chiusi. Ora che la stessa multinazionale, ritirando il progetto, sembra aver messo la parola fine ad una storia che ha spaccato in due l'intera vallata e la vicina Umbria, non bisogna ripetere l'errore che, secondo Rocchi, ha compiuto invece l'amministrazione Bettollini, non informando i sindaci e gli altri comuni sulle intenzioni di Acea. Teniamo che in temi come questo, o come quelli che saranno, diciamo, nel panorama futuro, ci viene in mente il 5G ad esempio, siano temi che sia importante valutarli da un punto di vista del territorio più estesi, non si possono limitare al comune che rimane che è interessato dal tema. Quindi spero che questo percorso, che è stato doloroso sotto certi aspetti anche per gli amministratori, i colleghi amministratori del comune di Chiusi, possa essere utile a tutta la comunità, a tutti gli amministratori, per comprendere che su questi temi è necessario veramente un confronto fra tutte le amministrazioni, perché come
diciamo sempre amministrare ad esempio il comune di Chianciano non significa amministrare il comune di Chianciano Terme, significa amministrare anche buon parte il territorio su cui cade il comune di Chianciano Terme, e questo vale un po' per tutti i comuni. Quindi quando si parla di temi come quelli in oggetto credo che sia importante travalicare un po' quelli che sono i limiti, i confini, e estendere il confronto a tutta la comunità. Ci spostiamo in Val d'Orcia, a San Quirico d'Orcia l'amministrazione comunale, molto attenta all'ambiente, torna a incentivare un'antica ed ecosostenibile buona pratica, quella del compostaggio domestico, incentivando i cittadini ad averne uno in ogni famiglia. Oltre alla cessione della cassa di compostaggio, l'amministrazione si impegna ad abbattere dal 20 al 30% la parte variabile della Tari. Sentiamo Lorenzo Agnelli. È il compostaggio fai da te, un'antica ed ecosostenibile pratica che torna a San Quirico d'Orcia, che viene incentivata direttamente dall'amministrazione comunale di centrosinistra attraverso incentivi, sgravi fiscali e la dotazione di una cassa di compostaggio. Fino al 31 gennaio sarà infatti possibile presentare domanda al comune per avere un contenitore per il compostaggio casalingo, che favorirà i cittadini sia per quanto riguarda lo svilupparsi di un'economia circolare, sia anche da un punto di vista economico. Infatti l'amministrazione ha previsto una riduzione sulla parte variabile della Tari dal 20 al 30% per chiunque già faccia compostaggio domestico o per chi intendesse dal 2020 iniziare a farlo. Abbiamo incentivato proprio questa pratica per sostituire la tradizionale filiera di smaltimento con una trasformazione dello scarto in loco. L'economia circolare è proprio questo, far sì che uno scarto diventi risorsa. Accolta positivamente, le domande ci sono già molte, ricordo che si può fare richiesta per ricevere la compostiera in comodato d'uso, in quel caso si riceverà uno sconto sulla parte variabile del 20%, se invece si usa una compostiera propria per il 30%, si avrà uno sconto sulla parte variabile del 30%. È una delle iniziative che unisce l'utile al dilettevole, infatti stiamo lavorando anche per differenziare i cestini nel centro storico e abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà a riorganizzare il servizio di raccolta rifiuti e quindi andare verso il porta a porta. Adesso apriamo la nostra pagina sportiva. Oggi la Robur si è allenata al campo dell'Acqua Calda, affrontando nel pomeriggio la formazione della Beretti di Argilli. Prima dell'allenamento ha parlato ai nostri microfoni Fabio Gerli, il gioiellino del centrocampo della Robur. Ha analizzato la gara di lunedì, ponendo in evidenza come alla ripresa dopo il lungo stop un minimo di calo fisico nel secondo tempo può esserci stato, ma che la squadra deve lavorare per essere più scaltra e riuscire ad approfittare delle occasioni che la classifica gli pone davanti ogni domenica. Sentiamo. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo trovato sì, forse il gol del vantaggio un po' fortunoso, ma comunque a mio avviso meritatamente. Secondo tempo forse siamo andati un po' troppo magari in gestione, abbiamo a mio avviso sofferto poco e niente fino all'85esimo. Poi dopo abbiamo preso questo gol che non so se chiamarla una disattenzione, ci siamo un po' addormentati e abbiamo preso questo gol del pareggio che sicuramente ci ha portato via Due punti importanti. La prima partita dopo la sosta comunque è normale non essere brillanti 90 minuti. Sono visti comunque sono stati risultati strani. Guarda, ad esempio nel girone C la Regina ha perso che non aveva mai perso. Ci sta la prima partita che incontri delle difficoltà fisiche durante il secondo tempo, però anche merito loro che comunque hanno guadagnato campo, hanno spinto parecchio. Però come ho detto precedentemente, secondo me fino all'85esimo abbiamo sofferto poco e niente. Ci stava abbassarsi perché comunque loro hanno una squadra che davanti ha qualità. Perché nel momento in cui dobbiamo fare i punti pesanti comunque non riusciamo a fare i tre punti o comunque a portare a casa un risultato importante. Sicuramente dobbiamo crescere da quel punto di vista, perché comunque se vogliamo lottare per le zone alte della classifica, momenti in cui le altre squadre perdono punti noi dobbiamo approfittare. Fino adesso non ne abbiamo approfittato. Facciamo spesso delle ottime partite, ma i risultati spesso ci condannano secondo me. Il volley, proprio in questo momento al Palaestra si sta svolgendo la sfida contro Porto Viro, che vale un posto in semifinale di Coppa Italia. Una partita attesa ma che arriva anche in un momento positivo per i biancoblu dopo il 3-1 di domenica contro Brescia e il primo posto in classifica a più 5 dalla seconda Ortona, come ha ricordato ai nostri microfoni Sebastiano Milan. Tre punti importanti, continuiamo così e adesso festeggiamo perché è giusto festeggiare, però mercoledì c'è un'altra partita importante di Coppa Italia, gara secca e lì la storia racconta che non c'entra Serie A3, Serie A2 eccetera eccetera, e quindi dovremo essere bravi a interpretarla bene e a portarla a casa.
Grande prestazione di squadra, ma anche prestazione individuale, ottima la tua. Miglior realizzatore, premio MVP insieme a Marra, perché avete veramente giocato entrambi in maniera spettacolare. Poi per te era una partita un po' particolare, anche perché Brescia, tua ex squadra, la squadra che comunque nel giorno di andata aveva sconfitto l'Emma Villas, e tre punti che ancora quindi fanno restare l'Emma Villas bene in prima posizione. Allora, assolutamente, partiamo dai tre punti, come hai detto te, diciamo che quelli lì ci fanno mantenere il vantaggio, che onestamente è ancora molto piccolo, quindi parlare di fuga eccessivo, secondo me siamo ancora, la classifica è ancora molto corta, però insomma bene che ce li siamo guadagnati. E sì, per il fatto di giocare contro Brescia, loro ci avevano battuto all'andata giocando molto bene, e oggi hanno rigiocato altrettanto bene, solamente che è girata buona per noi, quindi siamo contenti di questo. Ripeto, è stata una bellissima emozione, perché con loro ho passato tanti bei momenti, e io non, nella mia carriera sportiva non ho giocato tante volte contro ex squadre, perché tra una cosa e l'altra vuoi, insomma non mi è mai successo. Questa qui era una delle prime volte e è stata veramente una gran bella emozione. E adesso il basket, giro di boa nei campionati che coinvolgono le squadre di basket senesi. Nel weekend si è giocata infatti l'ultima giornata del girone di andata dei vari tornei. Sconfitta per la Virtus contro Agliana, vittoria per il Costone e la Menzana Basket. Andrea Radi. È iniziato il 2020 del basket senese, con molti campionati che hanno giocato l'ultima giornata del girone di andata, la prima del nuovo anno, in questo weekend. Finale amaro per la CEA Virtus, sconfitta al Pallaperucati da Agliana per 69-76. Una prova incolore per i rossoblù, che dopo aver subito un pesante parziale nel secondo quarto, non sono più stati in grado di rialzarsi se non a pochi minuti dalla fine, quando la rimonta è servita soltanto ad affievolire la sconfitta, soprattutto per la differenza punti, contro una squadra che la CEA ritroverà sicuramente a fine campionato per lottarsi il posto nella griglia di partenza dei playoff. Inizia con il sorriso invece il 2020 della Vismederi Costone, che supera facilmente l'Audax Carrara per 88-43. Partita senza storia per i gialloverdi, guidati dai 30 punti di Bruttini, i 20 di Tognazzi e un Giuliato da 27 di valutazione. Bene anche la Menzana, che vince senza troppi patemi contro DLF Firenze per 101-49, mettendo già le cose in chiaro con un super primo quarto che di fatto risolve la partita dopo soli 10 minuti. Vittoria infine anche per il Drago della Fornace Costone femminile, che inaugura il 2020 con due punti pesanti raccolti in trasferta alla Spezia con il punteggio di 47-61. Bene, era l'ultima notizia per questa edizione. Io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e a seguire proprio ad Andrea Radi con il suo Planet Basket. Poi c'è la replica del nostro TG, mentre alle 22.50 torna Giovanni D'Agostino e il suo Mondo Dilettanti. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.